questo programma è offerto da Tecnocampus. Giovedì 28 febbraio, buongiorno da TG Prima, benvenuti anche oggi alla quotidiana rassegna stampa. Anche questa mattina vediamo quali sono i fatti in primo piano, proprio partendo dalle testate nazionali e poi passando mano a mano a vedere ed esaminare quelli che sono i fatti che ci riguardano un po' più da vicino, insomma, terra di lavoro e anche tutto ciò che riguarda la regione Campania. Ma partiamo subito e andiamo a vedere le testate nazionali. Cominciamo anche questa mattina sfogliando la prima pagina del quotidiano di Via Solferino, il Corriere della Sera, e andiamo a vedere quali sono le notizie oggi in primo piano. E partiamo da Salvini ai 5 Stelle, ora l'autonomia, non ci fermiamo, insomma davvero sembra che si vada verso questa direzione e sembra proprio, secondo le parole di Salvini, che nulla possa fermare questo cammino e questo tragitto verso l'autonomia delle regioni. E infatti Salvini torna a parlare dei temi cari al nord e avverte i 5 Stelle, ora bisogna dare maggiore autonomia alle regioni, mentre l'Unione Europea dice che i conti dell'Italia vanno male e boccia le chiusure festive dei negozi. Insomma, ancora una volta l'Unione Europea ci bacchetta e dice attenzione. Di contro il governo italiano dice non possiamo essere gestiti dall'Unione Europea. Insomma, c'è ancora questo binomio, questo fittizio legame che alla fine sembra essere sempre più incrinato, però alla fine vedremo che cosa accadrà. Intanto oggi Consiglio dei Ministri e si va avanti per quanto riguarda il reddito di cittadinanza e quota 100, visto che ieri c'è stata l'approvazione in Senato e oggi la palla passa al Parlamento. Ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano. Eccoci qua, passiamo al Trump, l'incontro con Kim e le accuse negli USA, una lunga stretta di mano tra Trump e Kim Jong-un. Ma sarà veramente la svolta? Vedremo. E questa è la risposta laconica del presidente americano prima del vertice ad Hanoi. E il leader coreano replica, sono fiducioso, insomma tante promesse sulle economie, ma intanto nell'editoriale vediamo che il vertice di Hanoi viene visto come l'ambizione di fare la storia. Che sia un incontro storico, lo si è già detto a Singapore lo scorso giugno, in cambio di quasi niente, ma ora che l'americano Donald Trump e il nordcoreano Kim Jong-un concedono il bis nell'amica e accogliente Hanoi, dai loro sorrisi e dalle loro calorose strette di mano il mondo intero si aspetta qualcosa di più. Insomma, ironia è in tutto questo pezzo che racconta di una storia che sembra irreale. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano, si torna a parlare di cronaca con Cucchi, ci fu un depistaggio, carte truccate al ministro, e ancora vediamo Roma, i crolli e l'incuria, la città come tante altre città italiane che comunque temono gli alberi. E nel momento in cui veramente c'è una difficoltà, come ad esempio il brutto tempo dei giorni passati, il forte vento che ha creato difficoltà, ecco che gli alberi cedono il passo alla vita e crollano, creando non solo disagi ma soprattutto brutte tragedie. Ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, ci spostiamo sul Fatto Quotidiano e andiamo a vedere le notizie in primo piano. A quanto pare c'è una svolta per chi studia, medicina aperta a tutti, ma a questo punto conteranno i voti. Niente test a Ferrara e selezione, pensate un po', dopo 6 mesi il governo aveva promesso di abolire gli sbarramenti all'ingresso. Ora l'Ateneo Emiliano si prepara a far entrare tutti e poi scremare sulla base dei risultati agli esami. Intanto aumentano del 20% i posti nazionali. Ed ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano, i renziani pro Romeo, va invitato alle gare, i portavoce, incredibile interrogazione di Margiotta del PD. E nella parte centrale della pagina, ancora qui vediamo che proprio viene presa come apertura Cucchi, ecco il fax sull'autopsia che smentisce il generale Tommasone. Arresto normale, ma l'ufficiale
quale firmò la relazione che parlava di fratture. E continuiamo a vedere questa prima pagina, ci spostiamo nella parte bassa, eccoci qua, continuiamo sul Movimento 5 Stelle, le chat, l'espulsione annunciata, Giulia Sarti, Movimento 5 Stelle e l'ex fidanzato che facevano bonifici a spese di lei. Insomma, ancora un brutto colpo per il Movimento 5 Stelle e ancora tante polemiche. Ci spostiamo ora su Libero, che apre sul sussidio grillino ai criminali. Movimento 5 Stelle, anche i delinquenti tengono famiglia. Col voto del Senato è quasi legge il reddito di cittadinanza, non solo fannulloni, rom e immigrati riceveranno la mancia. 5 Stelle darà soldi, pensate un po', perfino a condannati grave. E intanto per Matteo Salvini non è ancora tempo di mollare Di Maio e si continua proprio su questa strada. Ancora vediamo nella parte bassa della pagina, novità anche per le auto, scatta infatti l'ecotassa. Ecco le auto che da domani costano di più, prezzi su fino a 1.600 euro, puniti non esclusivamente i SUV, rincari anche per Fiat e Dacia. Insomma, la tanto promessa attesa per quanto riguardava la ecotassa è rimasta davvero invariata e si è arrivati proprio a questo. Ma ancora vediamo bocciati e contenti, l'ennesimo schiaffo, dopo l'Europa anche gli italiani sfiduciano il governo, ma Conte ride, questo lo racconta il giornale, reddito di cittadinanza. I 10 buchi neri. E ancora lo sceriffo della Lega Salvini che molla i grillini, questo viene detto da Giancarlo Gentilini proprio a Salvini. Ancora Trump, eroe in Corea e massacrato in patria, lo storico incontro con Kim avvenuto in Vietnam. E intanto vediamo che cosa fa Di Maio, che raddoppia lo stipendio al dirigente che insulta le donne, l'ennesimo scandalo a 5 Stelle, stiamo parlando di Enrico Esposito, ex compagno di università di Di Maio, che era stato chiamato al Mise, niente meno che come vice capo del legislativo, un ruolo di enorme responsabilità che per uno che fino al 2013 faceva il praticante negli studi legali. E infine vediamo in Italia il cammino più lungo del mondo, eccolo qua, record tricolore, 7.000 chilometri dalle Dolomiti alla Sicilia fino alla Sardegna, insomma un cambiamento di vita che porta davvero salute e benessere e soprattutto la voglia di andare avanti. E ancora il razzista, il truffatore sotto inchiesta, la bomba su Trump ce la racconta questa mattina alla Repubblica, veramente le rivelazioni del suo ex avvocato al Congresso mentre lui incontra Kim. E Di Maio intanto stanco di perdere, non spaccherò in due l'Italia. E nella parte bassa della pagina, Tele Matteo e Tele Luigi un giorno in poltrona davanti alla TV finita nella morsa sovranista. E infine vediamo anche su questa pagina, nella parte bassa della pagina, Cucchi, le bugie del generale, rapporto falso al ministro. Ed infine l'inchiesta, la droga facile dei ragazzi, scuole assediate sempre più dagli spacciatori. Ovviamente non sono solo gli spacciatori, ma ovviamente cresce in maniera esponenziale il consumo di queste droghe tra i giovanissimi che si trovano sempre più a dover fare i conti con una vita che a quanto pare non li soddisfa. E intanto il Mattino questa mattina apre su un altro argomento che è quello delle case abusive da abbattere, spunta infatti il condono a 5 Stelle. Depositato il disegno di legge grillino, meglio sanare con multe più alte, la pagella di Bruxelles, investimenti fermi, autonomia e Salvini che sfida il Movimento 5 Stelle. E ancora continuiamo a sfogliare questa prima pagina, vediamo il commento sempre sul tema del governo, dall'Ilva, le risorse per favorire lo sviluppo, mese di febbraio, fine di quadrimestre, è tempo di pagelle anche per l'Italia. Abbiamo tutti avuto l'impressione almeno una volta nella vita di venire giudicati in maniera troppo severa, magari paragonati ad altri alunni altrettanto svogliati ma certamente con lacune e difficoltà maggiori delle nostre, ma ci sentiamo sempre e comunque gli ultimi della classe. E ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano. Vediamo che per quanto riguarda lo sport ci sono novità per la partita Napoli-Juve, Ronaldo e il malanno tattico. Allegri intanto pensa solo all'Atletico e infatti per il prossimo big match il portoghese è in dubbio. E ancora vediamo le altre notizie che arrivano dalla Campania, avremo il prestito e Napoli pagherà i debiti alle aziende, sono questi i conti in rosso di Palazzo San Giacomo. L'assessore al bilancio, il comune alle garanzie, ma la manutenzione di case e giardini intanto si ferma. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, scuola fuori dalla graduatoria, 50.000
40.000 maestre senza laurea. Questa è la sentenza del Consiglio di Stato che porterà davvero una riduzione di questi insegnanti. Ed ancora vediamo la prima pagina della Stampa. Grillo parla della TAV, il diktat Di Maio deve dire no o sarà sfiduciato. Salvini chiama Berlusconi, il resto nel centrodestra e Bruxelles, la vostra manovra frena la crescita. E ancora vediamo l'analisi, ora l'Italia è nel girone dei peggiori. Infine continuiamo a scendere in questa pagina e continuiamo a vedere le altre notizie, vediamo, ci spostiamo in Asia, il risico fra USA e Cina che rende la situazione sempre più difficile e soprattutto complicata. E ancora una volta ci spostiamo sui quotidiani nazionali, questa volta però andiamo a vedere quali sono i fatti che arrivano dal mondo dello sport e vediamo che nella parte alta del Corriere dello Sport si parla del grande cuore viola, Coppa Italia, la Fiorentina rimonta due volte, l'Atalanta nella prima semifinale per 3-3 e Chiesa, Davide era con noi, il ricordo del compagno morto. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, svecchia signora, la Juve già nel futuro, dopo Ramsey ecco Baby Romero, il Montero 2.0, l'intervista in esclusiva proprio da questo giornale. Intanto il difensore del Genoa, il doppio BBC, un sogno che si avvera. Dybala e Ronaldo sono unici, Prandelli sicuro, ha prospettive illimitate, mai visto uno più forte di lui a 20 anni. E ancora continuiamo a vedere i quotidiani sportivi e andiamo a vedere cosa ci racconta Tutto Sport, che parte proprio dalla notizia dell'Atalanta, un pari show. Coppa Italia spettacolare, semifinale d'andata a Firenze con i viola sempre a rincorrere 3-3. Nel recupero la traversa nega ad Adatboer, una clamorosa vittoria. E nella parte centrale della pagina, eccolo qua, Ronaldo che botta. Il portoghese non ha ancora assorbito il colpo alla caviglia subito a Bologna, gli esami escludono lesioni, ma CR7 resta in dubbio per la sfida di domenica sera a Napoli. E con questo ultimo input che ci viene proprio da Ronaldo, che vedremo domenica se sarà in campo contro il Napoli oppure no, termina la prima parte della rassegna stampa, quella con le testate nazionali. Vi do qualche attimo di pubblicità, ma ritorniamo subito dopo. Non andate via. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. You don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. You don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed
Ed eccoci di nuovo in studio, pronti per affrontare questa seconda parte della rassegna stampa di oggi, che cominciamo con i fatti che riguardano la regione Campania e in particolare si parla di case abusive da abbattere, spunta a quanto pare il condono 5 Stelle. E infatti magistrati, professionisti e ambientalisti sono di nuovo sul piede di guerra. Dopo aver varato il discusso condono edilizio per Ischia, il Movimento 5 Stelle sembra intenzionato a varare quelli che molti definiscono un nuovo colpo di spugna sui manufatti abusivi di tutta Italia. A scatenare l'allarme degli esperti è il disegno di legge numero 817 depositato in Commissione Ambiente dal senatore grillino Francesco Urraro, una proposta snella composta da un solo articolo di 6 righe che rischia però di allentare gli attuali meccanismi vigenti in materia di sanatoria e edilizia regolati dall'articolo 36 del testo unico 380 del 2001. Che cosa dice esattamente la legge? Questo è quello che si pone come interrogativo questa mattina questo quotidiano online, ossia Il Mattino. In sintesi dice che per sanare una casa o un abuso, come ad esempio una veranda o un sottotetto, occorre che siano soddisfatte due condizioni: l'illecito deve essere conforme alla disciplina urbanistica che era vigente però, attenzione, al tempo in cui è stato materialmente realizzato, ma deve essere conforme anche ai regolamenti edilizi in vigore al momento in cui quel manufatto viene ad essere condonato. Insomma, questa duplice sanatoria per verificare quelle che sono le case che sono state costruite in maniera abusiva, ma comunque con delle norme precise. E ancora andiamo a vedere gli altri fatti in primo piano. Ci spostiamo adesso a vedere cose buone che si fanno nella città di Napoli, e infatti a San Giovanni a Teduccio vanno tutti a piedi a scuola. Così ci riprendiamo il quartiere, insomma, quello che anche a Caserta viene considerato il piedibus, ossia il mezzo di trasporto incline alla passeggiata e quindi non utilizzando le auto che comunque inquinano e rendono la città invivibile, anche San Giovanni a Teduccio si apre a questa bella iniziativa. Infatti riappropriarsi delle strade del quartiere, percorrere insieme per andare a scuola o tornare a casa, significa a Pazzigno, rione di San Giovanni a Teduccio, lottare, pensate un po', per la legalità. Significa per dire agli autori dell'esteso e ai frequentatori delle vicine piazze di spaccio: questo luogo lo abitiamo noi, un noi collettivo gridato da 300 alunni della scuola media dell'istituto comprensivo Scialoia Cortese, che da oggi con il progetto Pedibus si preparano a fare quanto di più normale per un ragazzino dagli 11 ai 13 anni, ossia andare a scuola a piedi in compagnia degli amici. Ma qui nella periferia del degrado urbano e sociale, percorrere il tratto di strada che separa la scuola da casa e farlo a piedi riempiendo la via di allegria adolescenziale diventa proprio un gesto esemplare, addirittura eversivo, contro i clan padroni del territorio, contro gli automobilisti incuranti delle regole della strada, infrangendo anche la paura dei genitori. Proprio i genitori infatti hanno fatto un po' di resistenza al nostro progetto, racconta la preside della scuola Rossella Stronaiuolo, ma poi hanno condiviso il nostro obiettivo e oggi cominciano gli alunni dell'istituto a provare il percorso nelle ore di scuola accompagnati dagli insegnanti, per poi arrivare a fare da soli. Insomma, una vera svolta epocale per tanti giovani che in questo modo combattono l'illegalità e lo fanno nella maniera più semplice, mettendo la faccia, mettendoci i piedi e soprattutto non lasciandosi scoraggiare. Insomma, un bel esempio per tutti, un bel esempio che viene portato anche ai nostri ministri, e vediamo che c'è il ministro Bussetti che risponde ai docenti del Sud e dice: non ho nulla di cui scusarmi. Non esiste una scuola del Sud e del Nord, la scuola è una sola in tutto il paese. È così che parla il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, rispondendo al question time in corso alla Camera: non ho nulla di cui scusarmi, spero di aver definito quello che è stato un vero e proprio equivoco, ha detto il ministro relativamente alla polemica dei giorni scorsi su alcune sue affermazioni. Le dichiarazioni rilasciate in risposta a una domanda inesistente e ripetuta di un giornalista non hanno quindi nulla di offensivo se lette in modo sereno, oggettivo e non strumentale, così come invece è avvenuto per evidenti ed esclusive ragioni di polemica politica. E così ha detto appunto il ministro Bussetti. Insomma, tutta una polemica, dice il ministro, che alla fine non ha ragion d'essere. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano. Il maltempo dei giorni scorsi ha fatto danni e vediamo quali conseguenze ha avuto sull'ospedale del Mare. Un pannello infatti vola via, l'ospedale del Mare perde i pezzi, un pannello si è infatti staccato dalla facciata, un altro fuori asse è stato poi fissato. E quanto segnala il consigliere regionale Francesco Bernelli, che intanto fa notare:
La struttura sanitaria è stata costruita pochi anni fa, sconcertante che si trovi già in queste condizioni. Oggi scattano ulteriori controlli per verificare i danni con l'ausilio di una ditta specializzata. È una brutta immagine per l'intero sistema regionale sanitario, va all'attacco Borrelli in qualità di componente della Commissione Sanità, insieme con il consigliere della Sesta Municipalità, Anna Ambrosio. L'esponente dei Verdi ipotizza di questo passo, qualora i pannelli continuassero a staccarsi con tale facilità, ci troveremo di fronte a uno spettacolo avvilente nel giro di pochi anni e noi ci auguriamo che questo non venga mai a succedere. Ma continuiamo a vedere gli altri fatti che arrivano dai quotidiani online, ci spostiamo su Caserta News e andiamo a vedere la prima pagina. Camorra, slot ippica, 10 condanne, andiamo a vedere proprio questa notizia, vediamo che cosa è accaduto nella serata di ieri. Slot machine e videopoker gestiti dalla famiglia Russo del clan dei Casalesi, concorrenza sleale ed estorsioni, sono queste le accuse per cui sono stati condannati 10 esponenti del clan dalla terza sezione penale del Tribunale di Santa Maria Capovetere, presieduta dal giudice Giuseppe Maccariello. Assolti alcuni di questi membri del clan, ma vediamo che l'inchiesta sulle slot e i videopoker, che nel 2015 portò a ben 44 arresti, svelò la gestione monopolistica del gioco online da parte dei Russo, attraverso prestanome incensurati, prevalentemente commercianti ed imprenditori compiacenti. Il sodalizio riuscì così ad ottenere il monopolio di slot machine e videopoker nei bar della provincia di Caserta e in numerosi della provincia di Napoli. Oltre agli affari con le slot machine, il clan gestiva anche sale bingo, la distribuzione del caffè e il settore dei cavalli da corsa. Insomma, sgominata una bella banda, una bella attività criminosa. E ancora continuiamo sul tema della cronaca, 12 arresti, scoperto il business milionario dopo il rogo tossico. E infatti i rifiuti li vediamo anche nell'immagine, rifiuti trasportati da sud al nord Italia, ammassati in capannoni abusivi e lasciati così marcire. La squadra mobile di Milano ha eseguito 12 ordinanze di custodia cautelare, 8 in carcere, 4 ai domiciliari, e gli indagati sono accusati a vario titolo di traffico illecito di rifiuti, gestione dei rifiuti non autorizzata, realizzazione di discariche abusive e ancora intestazione fittizia di beni e calunnia. In cella sono finiti alcune persone che comunque erano titolari di IPP Italia SRL, la società che aveva in gestione il capannone del Bovisaca e che aveva trasformato quello stesso sito in una discarica abusiva. Ed ancora vediamo che le indagini sono partite ad ottobre dello scorso anno dopo il rogo di rifiuti scoppiato in via Chiasserini a Milano. Gli indagati avevano dovuto rinunciare al capannone di Milano, ma erano andati avanti con altri lavori in giro per il nord Italia, anche perché in fondo erano specialisti del settore e trasformare l'immondizia in soldi era tra le cose che sapevano fare meglio. I 12, stando a quanto accertato dalle indagini dei carabinieri del NOE e della polizia, sono tutti imprenditori autotrasportatori in qualche modo legati alla discarica abusiva di via Chiasserini, la stessa che la sera del 14 ottobre era stata distrutta da un devastante incendio che aveva fatto scattare l'allarme inquinamento su la Madonnina. Vediamo qual era il modus operandi degli arrestati era semplicissimo. Infatti la IPB Italia SRL si rivolgeva a delle aziende che trattano rifiuti e stipulava contratti per il loro trattamento con un pagamento che di solito si aggirava intorno ai 150 euro per ogni tonnellata ricevuta. Quella stessa immondizia poi veniva stipata in capannoni abusivi, oltre a quelli di Milano l'azienda ne aveva altri 3 sequestrati a Verona e Meleti e lì lasciati a marcire. In questo modo, ha spiegato il PM Donata Costi, i titolari della società evitavano di pagare il prezzo per il conferimento a un termovalorizzatore o a un'altra azienda, garantendosi così un guadagno netto ed esorbitante. E vediamo infatti che nei 4 mesi e mezzo di indagine hanno accertato gli uomini della mobile nelle casse della IPB Italia SRL, sono entrati 1.086.000 euro, tutti guadagnati legalmente con 37.000 tonnellate di rifiuti arrivati quasi interamente, pensate un po', dal sud Italia. E ancora continuiamo questa rassegna stampa con una notizia che arriva direttamente dal Sole 24 Ore e che parla proprio di questo nostro meridione, soprattutto perché segnalato e incentivato dalla nostra trasmissione L'Inchiesta, quella appunto di Teleprima che va in onda ogni venerdì sera, proprio sui Regi Lagni. E infatti racconta questa mattina il Sole 24 Ore, progetto Regi Lagni a Suez, l'ammodernamento del depuratore di Napoli Nord. Insomma, buone notizie. Infatti vediamo che Suez prosegue nello sviluppo della sua attività in Italia, rinnoverà e gestirà l'impianto di trattamento delle acque reflue di Napoli Nord.
opera che rientra nel grande progetto di ammodernamento delle infrastrutture Regi Lagni Napoli, di cui già nel 2017 il gruppo francese si era aggiudicato un altro lotto, l'ammodernamento e la gestione dell'impianto di depurazione di Cuma. Questi due contratti della durata di 5 anni hanno il totale un valore di 120 milioni. Si tratta di un progetto cruciale per l'area di Napoli che necessita di infrastrutture, soprattutto a livello ambientale. In collaborazione con le autorità locali e regionali, Suez metterà a disposizione i suoi team e know-how per migliorare le prestazioni tecniche e ambientali degli impianti. E ancora vediamo che il progetto Regi Lagni Napoli punta all'ammodernamento di ben 5 impianti di trattamento delle acque reflue: Cuma, Napoli Nord, Marcianise, Acerra e Foce Regi Lagni, che servono un bacino di 4 milioni e mezzo di abitanti. L'intervento prevede un investimento complessivo di 288 milioni e mezzo di euro, di cui 89 milioni finanziati dal POR Campania. In sostanza, l'ammodernamento degli impianti di depurazione è rivolto principalmente al disinquinamento dei Regi Lagni e del ritorare immediatamente a nord di Napoli fino al litorale Domizio, riducendo quanto più possibile la fonte dell'inquinamento per risanare il contesto ambientale che presenta allo Stato una situazione di grave degrado. Degrado che, come ho già detto prima, era stato definito e delineato proprio dall'inchiesta di Teleprima. E insomma, buone notizie, e con questa buona notizia terminiamo questa rassegna stampa di oggi e vi lascio ai prossimi programmi di Teleprima, in particolare ai flash delle notizie che da oggi arriveranno in tutta la giornata proprio a Teleprima, per darvi un'informazione continuativa e soprattutto sempre aggiornata. E per oggi è tutto, buona giornata a tutti voi, ci vediamo domani. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.